Benvenuti da Kiba Stop. Vedete che sono in atto le operazioni preliminari di morra cinese per decidere chi inizierà a giocare. Allora, siamo qui oggi per una sfida di Cav Fight Vanguard. A sfidarsi saranno i due nuovissimi mazzi di cui sono usciti i trial deck proprio oggi, e cioè il mazzo Narukami e il mazzo dei Gold Paladin. Abbiamo i Gold Paladin alla nostra sinistra con queste eleganti buste di color burgundi, esatto, ricordiamo. Acquistate, esatto, acquistate qui da Kiba Stop. E abbiamo Giacomo, quindi con il paladino dorato. Alla vostra destra invece abbiamo Andrea con il mazzo Narukami e queste sobrie bustine verde sparaflesciose. Verde lime. Esatto. Perfetto, allora iniziamo pure ragazzi e vediamo quindi come funzionano questi due nuovi mazzi. Okay. E chi avrà la meglio? You're going down, baby. Speriamo di no. Speriamo che paghi a scappare la catena di Kiri, anche se ne dubito. Sempre se te lo riprendo, te lo impedisco io. Sì, perché tu hai il Vanguard che spacca il grado zero. E tu invece hai quello che se hai tutta la catena. Mi faccio un grado 3 un turno prima. Giustamente. Quindi un po' copi la tattica del Kagero. Quindi in pratica. Ok. Allora, non colpiamo troppo il tavolo perché sennò si muove la camera. Ho riuscito. Io direi di cambiare. Cambierò anche io 3 carte. Andrea, ricordiamo, anche reduce dal campionato nazionale che si è svolto domenica 28. Non che ne vada molto fiero, ma mi sono divertito un mondo lì. E ho ricevuto anche un commento positivo dal maestro Ska. Grande Ska. Insomma. Poi ci sono anche foto compromettenti. Mi fido. Io no. E se okay, ci sta seguendo sarà preoccupatissimo. No, dai. No. No, boh, vediamo. Quanta professionalità. Smazzamenti professionali. Ok. Si vede che è stato azzurro di Vanguard. 4 e 5. Ops. Ok. Aiuto. Ah, ok, è migliorata, migliorata. Cambia no. Facciamo l'alzata? Ma sì, perché no? Dai. 1 2. Bene, okay. Decidi tu. Direi che vado io per primo. Okay, iniziano il Narukami, quindi. È il momento di risvegliare il Vanguard. Però. Direi di sì. Risveglia il Vanguard. Ecco. Saishin, soldato lucertola. Ormai è tardi per primo, però. Vabbè, sono a 6 carte, inizio per primo. Allora, direi di mettere per primo Dragone del Team Rosso, esposto dietro il mio Vanguard. Va bene. Passi? E direi di sì. Ok, pesco. Metto il magnifico pugnale Slagle. Magnifico. E attacco con un bel 12.000 al tuo arco. I miei sensi dicono che devo prendere il danno. Prenderti il danno? E direi di sì. Innesco, niente. Però hai beccato il Zac, che fortuna. Ah, bel critico. E posso passo, andare. Vai. Ogni tanto faccio vedere la mano. Perfetto, molto bella sta mano. Metto il grado 2. Dragone temporale, okay. Ne metto un altro qui e più anche lui, che dovrebbe bloccare l'intercetto, ma visto che non ce l'hai, non importa. Vai. Incomincerei con un bel 15.000 sul Vanguard e se passa pago un danno e ti tolgo il tuo drago. È una minaccia, questa. Questa cosa non mi piace, quindi ti dirò che parlerò con tutte le mie forze. Però visto che hai già Ezreal in mano, che senso avrebbe? Perché spero di farlo un turno prima, dai. Ok. Niente. Direi che già. Si è fatto prendere la mano un po' con la parata. 17 Vanguard però. Prendo. Questo però devi prendere. Puoi andare. Bene, non mi serve più niente, non dovevo pararmi. Ok. E io che cosa avevo detto? Pesco. Allora, convoco. Lei qui. Lui qui. Lui qui. Attenzione. E basta. Allora, visto che ho meno carte in mano di te, lui prende in più 3.000. Ok. Quindi ti attacco con un bel 11.000 al Vanguard. Certamente. Okay. Un altro critico tutto al Vanguard. Ed è un 15, attenzione. Okay. Quindi direi un bel 14 su Vanguard. Non è 15? Ah no, è vero, un 14. 9. Ah, che stupido. Scusate, stavo perso. Allora, direi di prenderlo, perché no? Ok, inizio. E adesso becca risveglio. Assolutamente no. Un altro critico tutto al Vanguard di un 20. Allora 10 sulla rete.
No, va, mi piace, è troppo bello. Passo. Esco. Metto il drago della svolta. Metto viverna bombardiera fotonica e un altro dragone del fiume rosso. Ok. Così non proprio attivare il suo effetto. Sono ben 14 la retro. Perfetto. E 17 perché visto che attacco con il supporto prende più 2000 in vanno. Un bel 17. Prendo. Vai, controllo. Limit break. E bella questa cosa. Finisco danno critico, tutto a lei. E un bel 17 su di lui. Su di lui? Vediamo se ha il coraggio di difendere. Io dubito fortemente. Sono aperte le scommesse. Ma è coraggioso già. Secondo me. Io sono coraggioso, però mi serve, quindi decido di farlo. Però scusami, il mio 17 non basta. 5. Ah, 17 su di lui, ok. Allora guarda, farò tutto. Bravo! Passi? Ok. Ora se non rivelasse il doppio innesco sarebbe una vera fortuna. Ok, allora io vado così. Convoco Ezel. Sì. In più convoco il leone e vado a mettere come supporto lei. Quando entra faccio un soul blast di due carte e vado a pescare una carta. Che fortuna! In realtà ne hai una di carta, ne hai due. Ah no, è vero, ho sbagliato, scusate. Non si vede niente, accidenti. E metto l'8 qua, che ho pescato. E quindi diciamo che è andato molto bene. Un bel 16 sul Vanguard. Prendo. Ho tutto il potere al Vanguard. Ok, lui adesso è un 15 perché ha più 1000 per ogni retroguardia. Un effetto continuo, solo nel mio turno però. Quindi un più 5000. Sì. Oh cavolo. Un bel 20.000 sul Vanguard. E qui arriva uno schiaffone. Vabbè, pensavo di vincere, ma almeno mi sono divertito. Passo. Primo. Più 5000 e non mi curo, direi. Secondo, niente. Che fortuna. Un danno solo, quindi non sei ancora spacciato. Però un bel 15 sul Vanguard. Direi di usare un bel 20, così diventa e posso andare. Meno male, okay, ora ce la posso fare, Proviamo, vediamo. Inizio con lui e attivo il suo potere. Tappando due distruggo questo qua. Ritiro lui ed evoco falcia morte draconico. Riattiva lo stesso effetto. Spago due. E forse i danni lui. Si vedono meglio così. E spacco ovviamente l'altro. Ai ai ai. Quindi sono 17 su Vanguard. Ora rimetto intanto i danni. Assolutamente. Questo quando ha limit break di 4 più un attacco del Vanguard diventa più 5. Quindi sono 20 su Vanguard. 20. A rischio lo prendo, ma a rischio tantissimo. Molto tutto bene. Il potere qua mi posso curare. Ok. Attenzione. E sono 22.000 su Vanguard. 22.000 su Vanguard? Sì. E io lo prendo senza problemi. Ecco, vai, passi? Direi di sì. Bene. Diciamo che si è un po' capovolta la situazione, ma vediamo Giacomo. Ma potrebbe capovolgere. Che paura. Cosa si attiva il suo limit break di Ezel. Limit break. Io quindi che cosa faccio? Tappo due. Prendo la prima carta del mazzo e la schiero in una retroguardia. Data un po' di merda. Allora comunque metto qua. Lui si pompa in base all'attacco della carta evocata. Quindi prende più 5.000 ulteriore. Wow. Lo faccio una seconda volta. Perché il suo potere è un atto. Mamma mia, no, che disastro! Troppo che bello, dai. E lui diventa un 20.000. Doppio giallone purtroppo. Però che cosa faccio io? Questi qua me li levo. Oh oh. E gioco di due. Cavolo. Ah, così. Perché devo chiuderla. Facciamo devo chiuderla. Hai ragione, sì. Quindi lui è un 20.000 di base, più altri 5 diventa 25.000 da solo. Accidenti. Quindi andiamo con 18 su Vanguard. Lo prenderò, niente, lo sapevo. Ok, adesso andiamo con un bel 15 su Vanguard. 15 mi parerò con 10. Bisogna difendersi a tutti i costi. E qui un bel 30.000 su Vanguard. Vabbè, dai. 30.000. Devo per forza parare. Tutto per tutto, parata difesa totale qua. Facciamolo, va. 20, 35. 35, me ne basta uno. Ho già perso tanto. Critico! Madonna, che schifo. Critico e potere a lui. E niente. Vabbè. Niente cura, purtroppo. Bisognava ammetterlo. Quindi la vittoria va ai paladini dorati in questo caso. Bisogna dire che è stato uno scontro piuttosto emozionante. Pieno di ribaltoni. Esatto, c'è stato grande Vanguard spettacolo oggi qui da Kiba Stop. Ma avessero visto le partite prima, io l'ho stracciato due volte. No, una. No, due. Una. Due.
Ah, no, è vero. Beh, no, abbiamo visto che comunque i mazzi sono abbastanza equilibrati. Sono, ecco, validi, se la sì, giocano, sì, sono validi. Più che altro loro spaccano, i nostri evocano, quindi si annullano, diciamo. Tecnicamente sì. Esatto. Ok, allora niente, ringraziamo Giacomo e Andrea per questa partita, per averci un attimino illustrato il funzionamento dei due nuovi mazzi. Ricordiamo Gold Paladin e Narukami. Noi vi salutiamo, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, a mettere un like alla nostra pagina Facebook e a venirci a trovare in negozio se siete di Alessandria e provincia, per vedere un po' con i vostri occhi come funziona Cardfight Vanguard. Vi aspettiamo qui da Kiba Stop. Ciao! Ciao, belli!